Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto una premessa, quali sono gli eventi ai quali ci riferiamo? Sono i grandi eventi sportivi che si svolgono su strada, quindi eventi podistici, gare ciclistiche, gare di triathlon, tutti quelli che in sostanza richiedono occupazione di suolo pubblico. Eventi che fino allo scorso anno a Roma avevano o uno o nessun organizzatore. Cosa è accaduto infatti a partire dal 2016? Mi fa piacere ricordarlo. Roma ha finalmente dimostrato di avere capacità di rispondere rapidamente all'evoluzione normativa nazionale, ad esempio le norme sulla sicurezza, e fornire servizi efficienti come mai era accaduto in passato. Non a caso quest'anno ci sarà per la prima volta il Gran Premio di Formula E, non a caso arriverà l'ultima tappa del Giro d'Italia e così via. Quindi ha dimostrato il Comune di Roma per la prima volta di riuscire a fornire servizi efficienti come non mai. Voglio citare un altro esempio, tanto caro al consigliere, che è ovvero gli internazionali di tennis. Naturalmente non sono arrivati a Roma grazie a questa amministrazione, però ricordo ad esempio come Binaghi nel 2015 si chiedeva se Roma avesse un sindaco e si chiedeva: possibile che a Piazza del Popolo non si possono vedere tutti i politici, si possono vedere tutti i politici dire quello che vogliono? E noi non possiamo mettere un maxi schermo per mostrare le partite e anche dei campi per far giocare i bambini? Ebbene, quest'anno a Piazza del Popolo c'erano i campi da tennis per far giocare i bambini e c'erano i maxi schermi che trasmettevano le partite degli internazionali e tutti hanno potuto vederle. Quindi un evento di elite, diciamo, è diventato un evento per tutti. Come si assegnano quindi questi grandi eventi? O tramite la richiesta di occupazione di suolo pubblico, oppure tramite procedure ad evidenza pubblica. Nel primo caso, chi fa per primo la domanda si aggiudica l'evento. Quindi, se la ASD di Aero in France dovesse chiedere presentare la domanda di occupazione sul pubblico per organizzare la maratona del 2035 e dovesse avere i requisiti tecnici per poterla organizzare, allora il Comune potrebbe dire: sì, ok, sei arrivato tu per primo, ti do a te il diritto ad occupare il pubblico per organizzare questo evento, che ricordiamolo è unico. Perché? Perché le norme della federazione nazionale lo stabiliscono, ovvero ogni comune italiano può organizzare una maratona e una mezza maratona, ma anche le norme del buon senso lo prevedono. Ovviamente sarebbe ingestibile pensare di organizzare una maratona ogni mese, bloccare quindi la città, le strade, deviare gli autobus. Per questo motivo, quindi, riteniamo che il metodo più corretto non sia quello della richiesta di occupazione di suolo pubblico, ma della procedura pubblica. Attenzione, tra l'altro, non è che lo riteniamo noi, lo ritiene la legge. In un mondo normale, in effetti, la mozione di oggi non avrebbe senso di esistere. Purtroppo, gli ultimi 10 anni sono stata una prolungatissima eccezione alla norma e quindi oggi abbiamo presentato questa mozione. Ve lo racconto partendo da un articolo uscito sulla Repubblica nel 97, che intitolava: "Nessun accordo, nessuno spiraglio, è sempre più in bilico la maratona in programma a Roma il 22 marzo 98. Scenario: la frattura all'interno di Italia Marathon Club. Da una parte un centinaio di soci e un presidente, Umberto Silvestri, dall'altra cinque soci che hanno destituito il consiglio nominandone un altro, con a capo Enrico Castrucci. In mezzo a far d'arbitro il comune, il sindaco Rutelli e l'assessore allo sport Milana. In conferenza stampa Silvestri, allora presidente Italia Marathon Club, dichiarò contro l'amministrazione: la gara è nostra e c'è anche una delibera del comune che ce lo dice. Di contro l'assessore diceva: no, la maratona è del comune di Roma e della FIDAL, sia chiaro. E aggiungo a questo quanto riportato invece dalla federazione molto più recentemente, ovvero che nel 94, come nasce la maratona di Roma che tutti conosciamo? Con un accordo, con un comitato organizzatore costituito da FIDAL e Comune di Roma, che nel 94 appunto coinvolse altri due organizzatori, Duchi, che è l'organizzatore della Roma Ostia, e Silvestri, appunto, di Italia Marathon Club. Dopodiché nel 97 scoppiò appunto la rivolta interna di cui vi ho parlato in questo articolo e di nuovo Comune e Federazione scelsero Enrico Castrucci, così come 3 anni dopo, nel 2000, ci fu una nuova valutazione e di nuovo fu scelto Enrico Castrucci. Di
Di fatto quindi un protobando anche allora ci fu, ovvero la selezione di un soggetto scelto dal comitato organizzatore, costituito quindi da FIDAL e dal Comune di Roma, ci fu già allora, dall'inizio, da subito. Appunto, poi dopodiché nel 2004 non si sa per quale motivo si spensero le luci. Nel 2017 il comitato organizzatore è risuscitato, quindi la sindaca Virginia Raggi, riunita insieme all'assessore Frongia, al presidente della FIDAL Giomi, al vicepresidente Parrinello e al segretario Pagliara, si sono riuniti già in tre occasioni per valutare appunto tempi e modi di un bando attraverso il quale ripristinare una procedura che è quella che prevede la legge, lo ripeto ancora una volta, e quindi abbiamo deciso comunque di portare in aula questa mozione affinché tutti i consiglieri possano esprimere quello che pensano a tal riguardo. Grazie.